Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un videogioco, Star Wars Cavalieri della Vecchia Repubblica, o KOTOR come lo conoscono gli amici appassionati del genere. KOTOR è il primo videogioco di ruolo ambientato nell'universo espanso di Guerre Stellari, oggi ridenominato Legends per volere della Disney. Sviluppato dalla BioWare e pubblicato da LucasArts, è stato distribuito a partire da metà del 2003. Il videogioco è stato considerato dalla critica specializzata come un ottimo prodotto e ha vinto numerosi premi, Game Developer Choice Awards come miglior gioco dell'anno, l'Interactive Achievement Awards come miglior videogioco di ruolo per console e per computer. Senza dimenticare che molte riviste specializzate del settore, come GameSpot, Computer Gaming World, PC Gamer, Xbox Magazine, l'hanno innalzato e riconosciuto come miglior gioco dell'anno. Nel 2007 addirittura una sequenza evento all'interno del gioco è stato premiato con il secondo posto nella classifica dei primi 10 colpi di scena nel mondo dei videogiochi. Il Los Angeles Times addirittura ha dichiarato che KOTOR è uno dei lavori più importanti e influenti nella saga di Guerre Stellari e nel suo universo espanso. Ma parliamo un po' della modalità di gioco. La prima cosa da mettere in evidenza è che il gioco permette al player di scegliere se seguire la via della luce, il lato chiaro della forza, o se essere il cattivo di turno, perseguendo il lato oscuro della medesima. Questo avviene grazie a un sistema di allineamento che registra le nostre azioni, dalla semplice scelta dei dialoghi a quelle scelte più complesse della trama. Durante il game, il player dovrà destreggiarsi in dialoghi, soluzioni di enigmi e combattimenti nel classico stile gioco di ruolo. Le azioni di combattimento sono svolte a turni, e il gioco viene messo in pausa a presentarsi di una situazione di combattimento. Questo permette al player di accumulare fino a 5 azioni in coda. Si può disporre di armi bianche, pistole, armi pesanti, granate, mine e naturalmente spade laser. Le classi iniziali sono impostabili durante la creazione del personaggio e sono soldato, esploratore e canaglia. Le classi di prestigio invece sono impostabili quando il player raggiungerà Dantooine e si presenterà dinanzi al Consiglio Jedi e sono Guardiano Jedi, Sentinella Jedi, Console Jedi, ma ne riparleremo durante il gioco a tempo debito. Ah, ultimo spoiler per chi non conoscesse ancora il gioco, spoiler che dà anche il nome a questa serie che io definisco Dokugame. Questo gioco opera dà anche i natali a lui. Uno dei più affascinanti, io direi il più affascinante, personaggio dell'universo espanso di Star Wars, una vera leggenda. Prima puntata di questa nuova serie, la nascita di una leggenda.
ambushed by a Sith battle fleet. The Endar Spire is under attack. Hurry up, we don't have much time. Did you fall out of your bunk and hit your head? The Endar Spire is the ship we're stationed on. This ship. You probably don't even know who I am, do you? I'm Trask Olgo, ensign with the Republic Fleet. I'm your bunkmate here on the Endar Spire. We work opposite ships. I guess that's why you haven't seen me before. Now hurry up! We have to find Bastila. We have to make sure she makes it off the ship alive. Bastila is the commanding officer on the Endar Spire. Well, not an officer, really. But she's the one in charge of this mission. One of our primary duties is to guarantee her survival in the event of an enemy attack. You swore an oath just like everyone else on this mission. Now it's time to make good on that oath. I heard what everyone's saying about you. You've explored the farthest reaches of the galaxy. You've visited planets I've never even heard of. People with your skills and abilities are hard to find. It's no wonder the Republic recruited you for this mission. But now's the time to prove yourself. I know you're a scout and not a soldier, but Bastila needs all troops at her side during this attack. So hurry up and grab your gear. You need to suit up so we can get out of here. Okay, let's move out. We should stick together. You'll have more success with a party than on your own. Because of the attack, this room is in lockdown. But don't worry, I've got the override codes. You'll have to use me to unlock the door. Now that the door is open, you better take the lead again. This is Carthel Nassi. The Sith are threatening to overrun our position. We can't hold out long against their firepower. All hands to the bridge! That was Carth contacting us on our portable communicators. He's one of the Republic's best pilots. He's seen more combat than the rest of the Endar Spire's crew put together. If he says things are bad, you better believe it. We have to get to the bridge to help defend Bastila. There's a map of the Endar Spire and a copy of Carth's message in your electronic journal, just in case we get separated. Locked. I don't have the codes to open it. But switch me to the party leader so you can use my security skills to slice into the access panel and open the door. These Sith must be the advance boarding party for the Republic!
Dark Jedi! This fight is too much for us! We better stay back! All we do is get in the way! That was one of the Jedi accompanying Bastila. Damn, we could have used her help! Pods. We better head that way too. The Sith want Bastila alive, but once she's off the ship, there's nothing stopping them from blasting the Endar Spire into galactic dust. Get to the escape pods. Go! This is Carthel Nassi on your personal communicator. I'm tracking your position through the Endar Spire's life support systems. Bastila's escape pod is away. You're the last surviving crew member on the Endar Spire. Now, I can't wait for you much longer. You have to get to the escape pods. Security systems against the Sith.
You've made it just in time. There's only one active escape pod left. Come on, we can hide out on the planet below. I'm a soldier with Republic, like you. We're the last two crew members left in the Endor Spire. Bastila's escape pod's already gone, so there's no reason for us to stick around here and get shot by the Sith. Now, come on, there'll be time for questions later.